mamma mia. Raga, dobbiamo vincere. Allora raga, io come deck sto provando questo 2.6 che ho fatto io per il momento, perché sto aspettando che trovo la scintilla e la fuorilegge per creare un deck che avevo già fatto. Infatti ho portato al 9 lo spiritello elettrico, va benissimo questo deck raga, mi ci trovo bene. L'unica cosa che in 2v2 è meglio, devi trovare il compagno giusto, perché se trovi un compagno scarso non vinci. Ok, iniziamo subito a ciclare velocemente. Non so se, non è che tutte le posso vincere, però raga, dipende dal mio compagno. Se un deck alto, cioè che costa tanto, forse non la vinco. Ma se è un deck basso, io vedo, cioè questo qua non so neanche quello che deve fare in realtà, da come mi sembra, da come gioca più o meno. Questo buttare là così, non scassa, no? Potrei buttare una cosa in... c'è tutto quello che ho fatto. Non ho fatto la cosa più importante, devo ciclare. Però guardate quella strega, ci farà danni grossi. Ma questo deck, che se non trovi un compagno giusto alla fine, vedo quelle sei che ci vanno nel culo. Attenzione là, quello parte, è partita, la riscossa. Partita da lei, non ce la fa. Non ce la fa, però devi proprio 14. Però, ma non ho mai contato il mongolfiore di livello 14 così spietata. Guarda che mi pare il caso. Non me ne pare caso, perché secondo me è finita la cosa, però. Guardate come sono messo. Cioè, questo deck è l'unica cosa importante, ciclare. Vai. Provate questo deck, raga, fatemi sapere come vi viene. Questo qua è l'1, c'è lo spirito, mi fa cacare l'1, mettitelo più alto, no? Ma buttalo pure, bravo amico. Aspetta, lascia la furia. Fuori in furia, non ci credo. Per quanto. Questo deck secondo me piace in realtà, non in un V1, però ci sta in 2v2, perché cioè alla fine a me mi ci trovo bene. Non le vinco tutte, perché non è vero che le vinco tutte, però mi ci trovo bene anche se perdo. In generale quando trovarsi bene che devo vincere tutte, perché non me ne frego un cazzo, però basta che faccio le corone e riesco a giocarmi le partite, perché vincere tutte è manco se metti il deck del primo al mondo, cioè non neanche lo posso fare, perché sicuramente andiamo a vedere. Dove classifica il primo al mondo, sicuramente non avrà un deck che io posso copiare, infatti solo perché c'è questo. Cioè non è che il deck è il primo al mondo, ma questo non è il primo al mondo, che cazzo di curi, sono stupido. Non posso dire questo qua, no, aspettate, no, questo qua non è il primo al mondo. In Italia ok, ma globale questo è il primo al mondo, che cazzo. Non c'è più nessuno. Aspettate, mi sto venendo un dubbio. Sali. E 8.000 qua? Boh, sono tutti scesi, raga, boh. Che ne so. Cioè, alla fine la cosa dei deck non è vincere tutte le partite. La cosa è trovarsi bene e fare le corone. Cioè, vinci tutte le partite, che cazzo sei? Un gigante. L'importante è trovarsi bene. Che basta faccio le corone, guarda, non è proprio un cazzo di vincere. Cioè, guardate come la gioco. 1v1 allora o vinco o perdo. Là, ok, ma in 2v2 si gioca non tanto per le vittorie, per le corone, proprio i deck. Cosa mai con un compagno può giocare in 2v2? Non è che si gioca perché devi vincere, sennò se ne vai in 1v1 è meglio, no? Aspettate. Bravo pad. No, ho fatto fake questo qua. Adesso qui lo butto qua così lo spiego un coppio, non è vero, perché ricarica e lo spiritello farà la torre, raga. Con lo spiritello secondo me farà la torre, guardate. Non l'ha fatta, non è vero che c'è la torre. Ma com'è possibile che non arrivo in torre lo spiritello? Perché io ero 10, mi sa.
Mi sa di sì, perché dipende molto dal livello del repo. Vai, vai da dietro, vai, attacca. Io ho perso pure quella. Una con la mia mappa, no? Ma come ho detto, ma non me ne frega di vincere. Basta che mi trovo bene col deck, a me non mi interessa di vincere. Vieni qua. Sì, che veloce che ho scritto la cura. Mi sa che avevo perso comunque. Non arrivo là. No, non ci credo. Non ci arrivo in torre. Non ci arrivo perché arrivo al realtà. Ragazzi, secondo me dovete provare il deck. Fatemi sapere come sotto nei commenti. Anche se perdete le partite, ma giusto come dovete fare le corone in 2v2, raga. Mi raccomando, non 1v1, 2v2. Non è anche sfida quella veloce. Sfida normale, proprio per 3-0, ma che cazzo me frega a me. Provate, raga, fatemi sapere nei commenti com'è. Che ovviamente io questo deck lo controllo utilizzare. Il deck che volevo fare io era tipo questo, che cazzo non lo saprò nemmeno, porco due. Era tipo questo, senza questo, tutti questi qua no. C'era la scintilla al posto suo, poi c'era, aspetta, la fuorilegge, quello che ho usato nel torneo, cioè, ho fatto un torneo che non mi ricordo, aspetta. Era, mi pare questo qua che mo' è finito. Questa partita la voglio perdere, raga, la voglio perdere, dai, la voglio perdere così per buco giubu. Allora, la mongolfiera 12 fa male. Aspettate. Sto così incazzato, raga. Ma c'è che sto prendendo il culo, però. Guardate. Non l'ha fatta la torre la mongola, come no? Dai, non ho preso una cosa che l'avesse fatta. Dai, com'è possibile che non ha fatto la torre? Ci credo, raga. Ma circa sta mongolfiere buccia, per favore, sono stupida. Ma fallo prendere, fallo, perché che so, c'è proprio. Va bene, va bene. Scà, livello R9, ma l'ho visto. Vabbè, dai, questo qua butto quello là, abbiamo vinto. Se butto la mongolfiera a sinistra, questa qua è vinta. Secondo me sta trollando il nostro compagno, cioè non vorrei dire, ma. Il nostro compagno secondo me sta trollando. In tutti i sensi, proprio. Lascia stare i miei compagni. Ah, sto trollando di brutto il mio compagno, raga. Guardate che sta buttando di tutto e di più. Non vuole vincere. Ah, vedi la torre. Secondo me un po' sta trollando. Vediamo se dovrebbe entrare in torre, no? Non entra in torre, no. Al centro. Bravo. Io te la butto di qua questa. Non me ne frega niente, raga. Avete l'arda. No! Penso fosse arrivato in torre, vabbè, è morto. Potrò pure buttare forse il boscaiolo, ma non ci ho pensato a buttarlo. La miseria. Mamma mia che giocata. Mamma che giocata, raga. Vai, butta, butta. Me la fa la torre, mi sa, no. Butta. Gliela fa, mi sa. Ha voglia che la fa. Mi sa che vinciamo 3-0. Cioè 2-0, non 3-0. Niente, 3-0. Vittoria 2-0, raga. Guardate, con questo deck dipende da convegno che trovate. Questo qua, il deck, una nota costava, però abbiamo avuto fortuna perché erano del livello del R9 i nostri avversari. Posso, anche, dipende un po' da richiesto da doniamo, giusto per così donare, anche se ce l'abbiamo, non per sempre. Secondo me il deck, raga, provatelo, possibilmente con un altro 2.6, anche se il mio compagno comunque il deck costicchiava, ma non tanto, non più di 3.9, no, perché il deck già comincia ad avere carte che costano di più, comincia ad essere un po' più difficili. Però ovviamente, raga, provate il deck, scrivete nei commenti e niente, raga, ciao. Secondo me
secondo me il deck lo dovete provare, raga. Poi fatemi sapere nei commenti.